Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Dopo aver incassato la fiducia alla Camera con 235 voti a favore e 154 contrari, il nuovo esecutivo supera anche la prova di Palazzo Madama. Meloni in aula difende l'innalzamento del tetto del contante, nessun legame con l'evasione. Sul Covid, fatte scelte senza basi, la scienza non è una religione. Renzi intanto apre sul presidenzialismo. Berlusconi, noi siamo leali. La guerra, il conflitto, il rischio di conflitto nel mondo resta molto alto, è quanto ha detto il presidente russo Putin, ribadendo che Mosca è a conoscenza dei piani ucraini di usare una bomba sporca. L'Ucraina è diventata strumento della politica americana e ha perso la sua sovranità. Putin ha presenziato esercitazioni militari nucleari, simulato un attacco nucleare massiccio. L'EMA è in arrivo una nuova ondata di casi Covid, nelle prossime settimane è prevista una nuova ondata legata a nuove sottovarianti di Omicron. La pandemia non è ancora finita, così responsabile della strategia vaccinale EMA Cavaleri, che invita tutti a vaccinarsi o rivaccinarsi, ma calano intanto i casi, 35.043, i morti 93. A 40 giorni dalla morte di Mashaini, spari sulla folla, l'Iran ha bloccato per motivi di sicurezza l'accesso a internet e la città dove Mashaini, la 22enne morta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale perché non portava il velo in modo corretto. In Iran incriminati 1000 manifestanti. Veniamo in Italia, Roma, un ventenne è stato ucciso in una strada del quartiere Tuscolano, un passante lo ha visto a terra, ha chiamato il 118, i sanitari hanno constatato il decesso e scoperto diverse coltellate alla schiena. Chiudiamo con lo sport, calcio, Champions, festa al Meazza per l'Inter che ha battuto il Vittoria Pilsen 4-0 e passa agli ottavi, bene anche il Napoli con i Rangers. Grazie per averci seguito, parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.